la manina o no? Io cammino qua vicino a te, vai! Guarda Teresa, come rire, guarda Teresa, come rire, perché è vero? Guarda! Io non posso camminare. Thank you.
gruppo sbandieratore della città di Alghe che apre il corteo storico, dietro di loro il banditore che poi leggerà le parti saliente. E dietro il capitano del popolo con i militi accompagnati da due lance, armati con le lance. Vediamo proprio qui sotto il palco e la feudataria Eleonora d'Aragona e successivamente i notabili, il giudice con i simboli del suo mandato, il paggetto con le chiavi della città e il sindaco con la dama. In provincia di Principato Citra, è nostra ferma intenzione di compensare l'Università di Tramonti e tutti i cittadini e gli uomini dimoranti ed abitanti di loro fedeltà. Per la testimonianza di ciò abbiamo pertanto ordinato di redigere il presente atto e di munirlo del gran sigillo pendente della nostra maestà. Tramonti, il giorno 12 del mese di luglio, ottava edizione nell'anno città del Signore, 1460. Vogliamoli anche con un applauso.
posizione del fatto che è rimasta appunto la tradizione. Novella Valentinus Cito. Stemma di azzurro alla fonte maneggiata, la quale non pesce, dalla quale escono peccate la crusta di ferite, un po' naturale, alla faccia di rosso, caricata a queste le d'oro, protestante su tutto, stella il linguaggio della lampada, delle figure parlanti, quindi che vengono rappresentate. Gente, Filippus francese! La famiglia francese anche in questo caso ancora presente con lo stemma di azzurro a tre giri d'oro disposti 2-1. Ponte Ambrogius Romano. Anche Romano, anche in questo caso frequente, non solo tra molti, con lo stemma di azzurro, al leone da lucetto, attraversato da una banda di rosso. Campinola, Carminus Tedese. Di azzurro alla banda di rosso, caricata dalle lettere di Storo, supportate da un leone andante in maestà, accompagnata in punta da 5 stelle disposte 3-2, il tutto d'oro. Orsano Martinus De Maio. Di azzurro all'albero sradicato e fruttifero in figlio, 3 uccelletti posati sulla chioma, e banda, 1 in sbarra, l'altro in fascia, il tutto al naturale e attraversato da un leone leopardino d'oro. Volpica Franciscus D'Angelo. D'oro alla croce di rosso. Cesarano Cesaro Maranta. Spaccato, il primo d'azzurro a 3 stelle d'argento poste in fascia, il secondo maneggiato alla fascia di rosso attraversante sulla partizione. Pietre Fabiano Caccabo. Azzurro alla fascia di rosso caricata da 3 stelle d'oro e accompagnate dalla testa d'elefante al naturale uscente dalla fascia e da 3 monte di 3 cime di vento in punta sostenente una caldaia d'oro. Capitignano Daniel Vitalianus. Vitaliano, un'altra delle famiglie ancora presenti gli altramonti, una calmerosa, bandato di azzurro, caricato da scienze al naturale e bardato, baiato d'azzurro e di rosso. Figlino Lucas Bove. Famiglia Bove, presente da noi, che è stata anche una famiglia molto importante a Ravello, una delle famiglie più nobili della città di Ravello, di azzurro al Bove al naturale, fermo su una campagna di verde accompagnato da 2 stelle d'oro nel capo. Quindi questo era l'ultimo cavaliere investito da re Ferrante I. Il re toccherà con la spada il capo e gli omeri degli aspiranti cavalieri e pronuncerà la frase. Spiegate dal nemico Gioino, tu pensi a costruire il convento? È certo che l'hanno mandato se non gli candidati, state buono con me. Va bene, Monaco, poscia si vedrà.
uguale a me. Cavalieri, non me ne va accorto, sa? E andate via! Via, via, via! Uguale a me, ti dava mosso e non la leggo al tempo, ma non ti vedi in volo! Ma secondo me è una paposcia bassa! Villici, villici, Marrani! Voi così avete detto! Marrano! Poscia vuol dire dopo! Dopo se ne parlerà! Voi così avete detto, è vero o no? L'avete detto? Occo a te! Cavaliere del Castello! Finalmente la sospirata rocca! Soldati di Ferrante, aprite! Parola d'ordine! Morta agli Angioini! Bella parola, molto originale! Morta agli Angioini! Maestà, come voi avete ordinato, vi ho portato l'esercito che vi proteggerà. Essi vi saranno fedeli fino alla morte. Che mi siano presentati. Subito, maestà. Vi presento il governatore, Antonio Palumbo e sua moglie. Fra Giacchino da Pucara e gli altri volontari. Peppo Sud, vieni avanti. Francisco Sce. Giovanni Ozzuo, Antonio Cicà. Essi mi saranno fedeli fino alla morte. Cavalì, vi siete dimenticati di nostra moglie. Mia moglie, perdonate maestà. Mia moglie. E come si chiama mia moglie? Mia moglie. Come poco? Ah. Giovanna, mio prode cavaliere. Giovanna Ruggiero. Meno male, cavaliere, meno male. Quella mia moglie era capace di fare una guerra, c'è coppa. Adele Angioini. Questo ha dato un dispaccio a Cava per avvisare Napoli della mia salvezza. Maestà, io ho un'idea, perché non mandiamo uno dei villici ad avvisare i nostri a casa? Scusate, con permesso del re e lo cavaliera, io essere proprio la persona che deve venire a casa vostro. Qual è il nome suo? Pietra, che Pietra Faina. Ed egli sarà capace di portare a termine il compito? Conosci le passe e le montagne da me? No, passe per passe. No, per questo lo chiamano la Faina. Ho capito. Allora che venga preparato il dispaccio e che parti subito. Vabbè, cavaliere, vabbè. Scusate, cavaliere. Non scusate di quella promessa che hai fatto a Bascia Piazza Pubblica, mi raccomando. Quello che ho detto è detto e ciò che è stato promesso è stato promesso. Comunque, Pietra Faina deve consegnare il dispaccio a mio fratello, Josué, il capitano Josué Longo. Come si chiama? Josué Longo, mi raccomando. Mi raccomando, la promessa. Ho capito, esotico. Allontanati. Maestà, ricordatevi della promessa fatta. Sì, cavalier Longo, hai fatto bene a ricordarmelo. Notaio. Nobiles, vini et Ferdinandus rex ipsos, nunc cupavit et decoravit, ad patria negotia congregantum, accedet ad 1400.